Queste sono le Puma Mag Max Nitro, rappresentano la scarpa super massimalista dell'azienda tedesca, 47 mm di altezza dal suolo, secondo me davvero morbida, reattiva e al tempo stesso veloce, ma per capirlo, come al solito, partiamo dal suolo. E poi la velocità in funzione dei vostri allenamenti e del motore, ma questa scarpa ha dei numeri impressionanti, stiamo parlando di una scarpa che pesa nella taglia US 9 292 grammi maschile, 249 femminile, taglia US 8, drop 8, 47 mm nel tallone, 39 nell'avampiede, quindi come si suol dire c'è ciccia, soprattutto uno spazio nell'avampiede abbastanza importante, stiamo parlando di 130 mm, 80 nel mesopiede, 100 nel tallone, cosa che garantisce una buona stabilità. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che invece avrei cambiato e soprattutto a chi è data questa scarpa. Full disclosure, questa scarpa è stata comprata con i soldi dei Ko-fi, metto il link sia per i Ko-fi sia per eventuali acquisti su Top 4 Running. Ecco comunque le cose che mi sono piaciute, ci ho corso 150 km durante le vacanze estive, vediamo la recensione. A livello di tomaia, il mesh ingegnerizzato che offre una buona traspirabilità e comfort, mentre la parte della linguetta è in knit, cosa che comunque non ha un vero impatto sulla scelta del numero, dove suggerisco lo stesso numero in casa americana degli altri modelli, sia tedeschi sia americani. Sappiate che a livello europeo bisogna prendere mezzo numero in meno, questa è US 9 ma il 42. D'altro canto, lo spazio nell'avampiede è discreto ma non ottimo, però quindi la scarpa vi consentirà, grazie al fatto che è molto strecciante, di essere allacciata in maniera piacevole e confortevole. Tenete conto del fatto che esistono due linguette sia sulla linguetta stessa sia sulla parte posteriore, con un pull tab che si alza e si abbassa. Chiaramente i loghi termosaldati nella parte mediale e laterale vi consentono comunque di avere un bloccaggio del piede perfetto, garantito anche dal fatto che questo tallone è morbido nella parte esterna, ma assolutamente ha una conchiglia parecchio dura, e effettivamente questa cosa potrebbe piacere o non piacere, d'altro canto però il bloccaggio del piede è sicuramente assicurato. A livello di lacci e allacciatura sono abbastanza basici e effettivamente abbastanza sottili e stretti, utilizza un'allacciatura molto semplice che però con i 5 occhielli vi consente di allacciare la scarpa davvero molto bene. Tenete in considerazione che il collo del piede non avrà problemi nemmeno se allacciate questa scarpa in maniera molto stretta, perché sulla parte del collo stesso esiste un piccolo salottino che consente effettivamente una protezione davvero buona per il collo del piede stesso. Come già detto, la linguetta è in knit ma al tempo stesso è a soffietto, cosa che anche grazie al sistema di bloccaggio che è garantito sia da un nastrino nella parte superiore sia dal fatto che appunto è a calzino e a soffietto, questa scarpa non si slaccerà in nessun modo e soprattutto la linguetta non si sposterà dal vostro piede. Tra l'altro sarebbe magico se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni. Spero che non siano copiose, perché voglio riprendere ad allenarmi. Da tenere in considerazione che comunque la base è molto ampia, che questa mescola è molto stabile, ma l'altezza dal suolo è importantissima e di conseguenza, provandola sul tapis roulant, ho avuto la sensazione che comunque la scarpa non sia 100% stabile. C'è un grado di correzione derivato dal fatto che utilizzi una conchiglia molto comoda e quindi davvero molto utile per chi avesse problemi di iperpronazione. Chiaramente utilizza delle solette abbastanza premium e che si possono sostituire con dei plantari personalizzati. Ovviamente stiamo parlando di una scarpa che già pesa 292 grammi, quindi è da tenere in considerazione questa cosa nel caso in cui la vogliate acquistare. Un altro aspetto che ho amato e che piacerà ai podisti amatori evoluti è il fatto che abbia un rocker abbastanza pronunciato, ma al tempo stesso che questa scarpa sia relativamente flessibile o relativamente rigida, non ha una piastra in carbonio, ma al tempo stesso vi accompagnerà e vi consentirà di correre a lungo davvero abbastanza velocemente. Il battistrada poi è assolutamente vincente, voto almeno 9 su 10 o 9,5 su 10, grazie al fatto che abbia dei tacchetti nella parte
anteriore con un grip eccezionale, la trazione è assolutamente perfetta, nella parte posteriore c'è uno spazio esposto nel mesopiede e soprattutto poca gomma ma molto durevole che dopo i 150 km non ha visto nessun segno di usura, solamente c'è stato un segno nella parte mediale dove effettivamente la gomma è esposta. Infine, da non trascurare per l'aspetto autunnale, il fatto che chi dovesse correre in maniera tardiva di sera ha la possibilità di avere degli elementi riflettenti, indipendentemente dal fatto che utilizzate o no il pull tab, questa cosa vi consente una corsa protetta. Secondo me questa scarpa è adatta al podista amatore che pesasse anche fino ai 90 kg, soprattutto però che avesse un appoggio neutro. La sensazione è di un appoggio non sul cuscino ma comunque molto stabile. La consiglio per distanze fino alla maratona, ma perché no anche per l'ultramaratona. Ovviamente poi se partecipate ai vari campionati italiani potreste tra virgolette essere squalificati perché l'altezza del suolo è più importante. A livello di ritmi però la suggerisco sicuramente a 6 al chilometro, anche a 5, anche a 4, correndo più velocemente. Secondo me ci sono delle opzioni alternative in casa Puma, che comunque ha davvero un catalogo completo, dal podista amatore alle prime armi fino al professionista. Ovvio però che io non le definirei super trainer, perché secondo me sono più adatte per correre lentamente. Se invece voleste correre un po' più velocemente, suggerirei le Deviate Nitro 3, che sono meno aggressive del modello precedente, sono abbastanza flessibili o comunque con la stessa flessibilità di questa scarpa, ma al tempo stesso hanno 30 grammi in meno rispetto alle Mag Max e soprattutto una mescola comunque davvero molto reattiva, mediata però dalla piastra, che vi consente di stare a correre in maniera molto stabile. Due considerazioni sulla biomeccanica di corsa di chi sta guardando: se appoggiate davvero di tallone forse non la consiglio, perché è una scarpa un po' troppo ingombrante per quello che effettivamente deve fare, mentre se correte di avampiede o di mesopiede è sicuramente una scelta vantaggiosa, ammesso e non concesso che accettiate che la scarpa pesi 292 grammi, perché ci sono delle soluzioni dello stesso tipo con un peso sicuramente inferiore. Comunque i 39 mm di altezza dal suolo nell'avampiede offrono davvero un appoggio molto confortevole e abbastanza veloce. Chiaramente però pesa questa scarpa più della competizione, quindi da valutare anche questa cosa. A livello di durata questa scarpa è assolutamente molto durevole grazie a questa mescola, che effettivamente è pensata per correre tantissimi chilometri, ce n'è un'infinità importante. L'unico eventuale problema che potrebbe esserci è la rottura della tomaia, però non ho rilevato nulla del genere, anche se ho visto in altre scarpe Puma che questa cosa si era verificata, soprattutto perché l'appoggio della soletta contro la tomaia potrebbe creare qualche sfregamento che a lungo andare potrebbe creare una rottura della tomaia stessa. Due sono i punti di attenzione da considerare nel caso dell'acquisto di questa scarpa. In primo luogo sicuramente il fatto che sia relativamente ingombrante, comunque rispetto alla competizione potreste scegliere qualcosa di più leggero, poi dipende ovviamente da voi, perché la protezione è davvero eccezionale. Ci sarebbe da chiedersi: ma vi serve tutta questa protezione? D'altro canto, la cosa che però è solo un gusto personale, non amo moltissimo la linguetta in knit. È vero che il collo del piede comunque non risentirà nel caso in cui allacciaste la scarpa in maniera molto precisa, però al tempo stesso resta comunque una tomaia in knit. Altri materiali secondo me sono assolutamente migliori in questo caso. In conclusione, se è vero che questa scarpa Mag Max fa parte della categoria delle massimaliste, forse non è considerabile come una super trainer, perché penso che sia più adatta per correre a lungo lentamente che davvero velocemente. Comunque poi il fatto che abbia una mescola super nobile, super critica e che vi consente di appoggiare in maniera stabile ma non sul cuscino, vi potrebbe indurre a comprarla, e quindi comunque io la suggerisco. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, nei prossimi giorni farò sicuramente ulteriori recensioni. Ciao, alla prossima!